Benvenuti amici e amiche di Termoli.tv con la nostra consueta informazione. Lavoro nero, carenze e criticità contabili, 110 posizioni irregolari. È finita nei guai un'azienda d'abbigliamento del Basso Molise. Due mesi di indagine, la finanza ha controllato tutti i dati che vanno dal 2008 al 2012. Ma sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. 5 anni di lavoro passati al setaccio, contabilità, impiego senza contratto e diversi altri illeciti. Nella rete dei controlli delle Fiamme Gialle di Termoli è finita un'impresa del territorio basso molisano. 23 lavoratori in nero e ben 87 irregolari, ingenti recuperi a tassazione e una denuncia all'autorità giudiziaria per violazioni di natura penale e tributaria. Sono questi i numeri di un'attività ispettiva condotta dalla Compagnia della Finanza di Termoli presso un'azienda basso molisana che opera nel settore dell'abbigliamento, nella zona tra Montenero di Bisaccia e Petacciato. Due mesi di indagini serrate hanno consentito alle Fiamme Gialle di ricostruire le vicende amministrative e contabili dell'azienda, con riferimento a ben 5 annualità, dal 2008 al 2012, delineando compiutamente un quadro gestionale caratterizzato da gravi carenze e criticità. Secondo quanto riferito dalla finanza, decine di lavoratori non sarebbero mai stati registrati nelle scritture obbligatorie dell'impresa, mentre per numerosi altri le previste annotazioni sono risultate gravemente lacunose negli aspetti sostanziali e normativi. I militari, sulla scorta dei carteggi ispezionati, avrebbero infatti accertato l'assenza dei previsti versamenti contributivi e previdenziali. L'attività è stata anche supportata da testimonianze ed altri accertamenti ad ampio raggio. I finanzieri hanno segnalato ai competenti uffici finanziari ingenti recuperi a tassazione in materia di IVA ed imposte dirette, per importi pari a circa 1 milione di euro. Un responsabile della compagine aziendale è stato segnalato all'autorità giudiziaria di Larino per omesso versamento di ritenute e per il mancato pagamento dell'IVA dovuta sulla scorta delle risultanze connesse alla dichiarazione annuale. Sono stati svegliati bruscamente da un rumore assordante, tanto che i residenti di via Skanderberg a Montecilfone hanno subito pensato che potesse trattarsi di una scossa di terremoto. Invece, a destare ansia e preoccupazione, è stato il crollo di una parte di stabile disabitata da anni. La casa era stata dichiarata inagibile nel 2002 a seguito del sisma di San Giuliano di Puglia, ma la cosa che stupisce è che la struttura, ormai in evidente stato di incuria, è da tempo in fase di sgretolamento. L'area in questione è stata intransennata dagli addetti del comune Basso Molisano. Secondo il giudice, Remo Perna e altri 3 suoi fedelissimi potrebbero reiterare la condotta ritenuta illecita e per questo sono stati interdetti da ogni incarico in qualsiasi società per 6 mesi. I fatti si incentrano sull'inchiesta che riguarda lo zuccherificio del Molise. Sono 2 filoni di indagine affiancati e secondo gli inquirenti la famiglia Perna avrebbe ottenuto un presunto ingiusto profitto con dei finanziamenti pubblici. Opere in carta, plastica e materiale riciclabile, protagonisti della mostra Che Aree Riciclando, i bimbi della scuola d'infanzia Madonna delle Grazie. In Galleria Civica ci siamo state anche noi, ma vediamo. Sono state create dagli alunni della scuola dell'infanzia Madonna delle Grazie le opere esposte al piano superiore della Galleria Civica di Termoli. I lavori fatti di carta, plastica ed altro materiale riciclabile, che rappresentano alberi, lampade ed una piccola batteria, sono stati presentati ieri pomeriggio all'inaugurazione del progetto Creare Riciclando. La mostra, curata nei minimi dettagli, è stata realizzata grazie alla collaborazione della dottoressa Maria Concetta Salerno, dell'ingegnere Silvia Pettinaro e della pedagogista Anna Ferrante, che ha illustrato il progetto a genitori e bambini. Presente anche l'assessore al turismo Fernanda De Guglielmo con la dirigente comunale Brigida Barone. Un importante seminario di approfondimento è in programma questa sera a Guglionesi in sala consigliare sul tema del ritiro, trasporto e smaltimento di fitofarmaci. L'incontro, previsto per le ore 19, tratterà l'aspetto riguardante gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose. Ridare vigore e rilevanza alla biblioteca comunale è questo l'obiettivo dell'accordo tra il rettore dell'Università degli Studi del Molise e il sindaco di Termoli Antonio Di Brino. Ha seguito per noi la conferenza di presentazione Anna De Gregorio. In un momento in cui la forma cartacea del libro è minacciata dall'incedere inarrestabile dei nuovi dispositivi digitali che permettono di leggere libri e giornali, il rettore dell'Università del Molise e il sindaco di Termoli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di ridare vita alla biblioteca comunale, che da poco ha riaperto i battenti dopo uno stop forzato. Grazie a questo connubio fondato sulla cultura del libro, si intende rilanciare il sapere attraverso i servizi offerti dalla biblioteca.
Un'unione importante che vede due grandi istituzioni come l'Università del Molise di alta formazione e ricerca e il Comune di Termoli, l'istituzione più vicina ai cittadini, convergere verso un progetto comune. A presentare l'iniziativa, ieri pomeriggio, presso la Galleria Civica di Termoli, c'erano l'assessore alla cultura, Michele Cocomazzi, il professore Rossano Pazzagli, docente di storia moderna e di storia del turismo, il professor Roberto Parisi, docente di economia, e la dirigente alla cultura, Carmela Clavero. La biblioteca, spiega il professor Pazzagli, è il cuore e la mente di una comunità, un luogo capace di offrire diverse occasioni di scambio. Infatti verranno organizzate una serie di eventi attraverso la presentazione di vari volumi, invitando così a ragionare studiosi e ricercatori attorno al patrimonio librario conservato presso la biblioteca e l'università. Verranno organizzati anche degli eventi particolari che ruoteranno attorno ai 90 anni dalla nascita di Jacovitti e al quarantennale della nascita della Fiat a Termoli, che si terrà l'anno prossimo. Ma dare terreno all'ambito culturale significa tenere aperte le biblioteche, come spiega Pazzagli, e non chiuderle alle 5 del pomeriggio, quando magari gli studenti arrivano dopo la fine delle lezioni. Ecco che solo allora la biblioteca e il libro, continua Pazzagli, diventeranno delle ancore di salvezza in un mare agitato. Chiudiamo con una notizia di sport. L'intitolazione del settore ultras dello stadio Gino Cannarsa alla memoria di Marco Guida, tifoso del Termoli scomparso in un incidente sul lavoro, avverrà domenica prossima. I tifosi del Termoli consegneranno una targa ai genitori del ragazzo, mentre un'altra targa sarà posta all'ingresso del settore. La cerimonia d'inizio avverrà alle 14:20. Era l'ultima notizia per voi, vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete contattarci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione, buona giornata a tutti.